Se non Servillo, chi poteva prendere il ruolo del protagonista? Ci ha mai pensato? Vi ho detto che non l'avrei fatto il film. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Ho scritto un rilascio del romanzo e i primi lettori mi hanno subito fatto pensare che potesse esserci anche un film dietro. E poi il libro ha avuto un certo successo e mi è venuta voglia di vedere questi personaggi incarnarsi. Il presupposto per farlo era che aderisse l'attore che io avevo in mente, e questo è avvenuto perché io avevo in mente Tony Servillo, pensavo che fosse l'unico che poteva fare questo doppio salto mortale. E quando lui mi ha detto con entusiasmo lo voglio fare, una volta che ho scritto la sceneggiatura, quasi come un ragionante, uno si mette lì e trova tutte le cose, le tessere che si mettono nel posto giusto. Così dicono. Pensando per esempio a Camus, si dice quando non c'è la speranza bisogna inventarla. Questo è un film che immediatamente fa pensare alla politica, ma in realtà è una riflessione molto più ampia sulla società, sulla necessità di cambiamento e speranza che forse può passare anche attraverso la follia. Ma sai, la follia, mi piace molto la follia, non parlerei di follia, penso che questa energia, questo slancio, questo essere profondamente se stessi, è come se io vedo l'Italia come un malato, ecco. Mi sembra che l'Italia in cui noi oggi ci muoviamo è un malato, si vede anche da questa campagna elettorale, dove tutti quelli che vogliono ritrovare, come dire, una rotta, in definitiva sono delusi, perché le rappresentazioni sono sempre identiche. Attraverso la molla della politica che racconta il problema dell'identità e ognuno ci proietta dentro anche il proprio giocare nascondino col proprio gemello che ognuno di noi forse ha, con la maschera che ha indossato per un certo momento della propria vita e che vorrebbe togliere. Questo momento caotico ma passionale del film è il fulcro anche di una possibile rinascita politica, ma è investito a partire da questo tema dell'identità. Tutto quello che si compone nel film attraverso questi personaggi disegna in Italia, come dire, una scena che aspetta ancora che si riveli qualcosa. Sul piano politico non è successo niente di rilevante, la sinistra sta raccogliendo il vuoto della destra, però lo deve riempire, ancora non l'ha riempito. E il fatto che è sparita la destra che dà uno spazio alla sinistra. I suoi elettori pure vorrebbero esserlo. Lei ha detto in un'intervista che non teme strumentalizzazioni, ma questo è un film che si presta alle strumentalizzazioni. Sì, non lo so, può darsi che verrà strumentalizzato, non lo so, io non riesco a capirlo perché mi sembra molto preciso il discorso che fa, però è possibile anche che venga strumentalizzato. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. È proprio quello che voglio vedere questi stronzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi una latitanza dell'opposizione. È un film che parla della sinistra, ma non parla solo della sinistra, perché questo tema come dire, della crisi, della leadership, della politica, dell'indecisione dentro cui oggi si muove la politica, dell'angoscia, come ci racconta il gesto che ha fatto il Papa pochi giorni fa, è una vestigine che racconta proprio
fine di un modello in cui la politica è iniziata a destra, a sinistra e al centro. Il cinema è anche un atto di onnipotenza e a volte anche la politica è un atto.